Mercatone 1. Nessuna novità dal tavolo di mercoledì al Mise. Se ne riparla a fine mese nell'incontro del 31 luglio, quando si discuterà della cessione dei negozi. In questo contesto i sindacati sottolineano che non c'è tempo da perdere. Il 31 ottobre scadono i termini per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto dell'intero o di parte del gruppo. I rappresentanti dei lavoratori chiedono di poter dire la loro su questa partita. Movida notturna troppo rumorosa e in comune arrivano gli esposti dei cittadini, e questo è il motivo per il quale l'amministrazione comunale ha chiesto la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. La notizia è emersa grazie al comunicato di Forza Italia di Verbania, che si stupisce della richiesta dal momento che non sarebbero emersi particolari problemi ultimamente. Abbiamo chiesto al sindaco Silvia Marchionini, che ha risposto che non ci sono situazioni particolarmente gravi, ma esposti di cittadini che lamentano rumori e schiamazzi notturni in diverse zone della città. Si siederanno ancora intorno al tavolo venerdì 2 agosto i sindaci e gli esponenti del Comitato delle Ferrovie Milano-Domodossola, Aruna-Novara e Novara-Domodossola. L'appuntamento, indetto dal presidente del Comitato, onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, è fissato alle 11 nella sala Paolo Perucchetti, l'aula magna del Comune di Arona. Si tratta di un incontro per fare il punto sulla situazione del trasporto locale. Firmato il contratto per l'avvio del cantiere che porterà alla realizzazione della nuova scuola di Preglia di Crevoladossola. Il nuovo plesso scolastico sorgerà sulle ceneri del vecchio e mai completato palazzetto dello sport. La nuova struttura darà un'unica sede alle attuali scuole primarie di Preglia e Caddo. In più sarà realizzata una palestra. Costo dell'opera si aggira attorno ai 2 milioni e mezzo di euro. L'amministrazione comunale di Crevoladossola ipotizza la nuova scuola possa essere consegnata a studenti e professori per l'anno scolastico 2020-2021. Il caldo africano ha le ore contate. ARPA prevede temporali da venerdì pomeriggio, anche di forte intensità, e per tutto il fine settimana. Attese grandinate e forti raffiche di vento. ARPA ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico. Da sabato crollano le temperature. Slittano le due serate di fuochi d'artificio previste il 27 luglio a Sesto Calende e alla Piana di Vigezzo.